Eccoci qua ragazzi, anche stasera per rispondere a una delle vostre domande che mi è stata fatta. La domanda è questa: che cosa utilizzate voi Ghost Hunter, voi ricercatori, per intercettare le presenze, i fantasmi e tutto quello che c'è? Allora, io vado a presentarvi i principali strumenti che vanno utilizzati, poi ce ne sono anche altri che sono optional, chiunque può decidere quale utilizzarli. Comunque vi vado a spiegare quali sono i tre più importanti che utilizziamo noi? Un attimo solo che cambio lo schermo. Allora, incominciamo dal primo strumento, il più importante di tutti, che è quello che ci permette di percepire e individuare in quel luogo una presenza. Questo qui è un K2, è un misuratore di anomalie elettromagnetiche. Perché? Le presenze e le energie che si spostano creano delle anomalie elettromagnetiche, quindi nella stanza ci sarà un fascio elettromagnetico ambientale di suo, naturale, però quando la presenza si sposta in quello spazio crea delle anomalie elettromagnetiche, quindi spostandosi creerà delle specie di vuoti dove il campo elettromagnetico varia e questo strumento mi misura le variazioni, quindi se si avvicina una presenza, questo strumento sale perché c'è un'anomalia elettromagnetica ambientale. Questo strumento, che è il K2, costa una cinquantina di euro su Amazon, ci permette di capire se in quel posto dove siamo ci sia o no una presenza, o comunque se si è avvicinato qualcosa a noi che non lo vediamo, però lui lo percepisce. Quindi, muniti di questo K2, in una zona infestata si può tranquillamente analizzare tutta la zona per vedere in che punto di quella stanza si potrebbe nascondere o comunque potrebbe sostare una presenza, un fantasma o qualsiasi cosa che comporti energia fotocinetica. Ok? Questo è molto importante, questo strumento. Passiamo a un altro, un attimo solo. Un'altra cosa parecchio importante è la lampada. La lampada ci vuole che sia LED perché fa una bella luce di colore bianco e che abbia un fascio abbastanza grande, a una distanza di 10 metri, che faccia un cerchio almeno di 5-6 metri di diametro, perché ci sono delle lampade schifosissime che fanno un pallino bianco nel muro e non si vede niente. Queste invece fanno un fascio, un bel cerchio unito, quindi la luce è omogenea in questo fascio che fanno, si vede molto bene tutta l'immagine che inquadrate con questa lampada. Oltretutto, poi si può mettere in fronte, quindi si infila in testa, non dà fastidio e lavorate a mani libere. Questa è una 2000 lux, costa circa 20 euro. Si trova su Amazon anche questa. Io ne ho una e vi posso assicurare che questo qui è uno strumento parecchio, parecchio comodo e importante per fare queste cose. Quindi l'illuminazione comoda è questa qui. Passiamo a un altro strumento molto importante anche lui, in quanto oltre che a registrare le immagini, bisogna registrare bene anche i suoni. Purtroppo i nostri orecchi sentono da 20 Hz fino a 11.000 circa, quindi sentono un range audio molto ristretto. Gli ultrasuoni e gli infrasuoni che sono fuori dalla nostra portata non li sentiamo, ma questo apparecchio è un full spectrum audio, quindi registra tutta la banda sonora dagli infrasuoni fino agli ultrasuoni. Se una presenza è riuscita a fare un suono, un rumore, a parlare o a fare un lamento o qualcosa, questo strumento sicuramente ce la registra e l'audio che registriamo con questo, montato sul video, ci farà scoprire se è successo qualcosa. Se qualcuno ha parlato, se c'è stato un rumore che noi non abbiamo sentito di persona nel momento dell'indagine. Questo è un microfono molto molto buono della Zoom, è un modello H1N, è molto leggero, le batterie durano una vita, c'ha un audio spettacolare, è uno dei microfoni più belli che esistano in commercio e costa solo 97 euro, però vale la pena, ok? E ora viene il bello. Che cosa succede? Che normalmente di notte si va a caccia di fantasmi, si va a fare le indagini paranormali, si sentono rumori, si spostano gli oggetti, però non si vede niente. Perché? Perché le presenze, che sono fatte di campi elettromagnetici e di energia fotocinetica, sono in una frequenza video
non percepibile dal nostro occhio. Il nostro occhio vede solo una piccola parte di luce. Non vediamo né infrarossi, né ultravioletti, e né frequenze alte e né basse. Quindi vediamo solo un 19% di quello che ci sarebbe da vedere davanti a noi. Bisogna acquistare una telecamera che sia perlomeno infrarossi, night vision. Se no, ci sono anche telecamere full spectrum che fanno infrarossi, ultravioletti e bande larghe. Però questa qui va benissimo, perché questa ha una veduta infrarossa molto bella. Noi ne abbiamo una di queste. Sopra, vedete, c'ha un proiettore di una luce che proietta degli infrarossi che noi non li vediamo, ma lei li usa per registrare quello che è nascosto nell'ambiente sotto forma di infrarossi. Quindi una telecamera night vision 4K che registra anche gli infrarossi e vede di notte tutto quello che noi non vediamo, ci vuole, vedete questa cifra, circa 300 € su Amazon. Però ne vale la pena, perché con questa registrate proprio ogni cosa di quello che nemmeno vedete, ma lei riesce a vederlo. Ok? Strumento importantissimo per l'analisi di un ambiente, per una ricerca paranormale. Ok, ritorno di qua. Praticamente vi ho spiegato quali sono i principali strumenti che un ghost hunter, un cacciatore di fantasmi o comunque un ricercatore del paranormale, come ci chiamiamo noi, dovrebbe avere per andare in una zona infestata a scoprire se c'è qualche presenza e tirar fuori qualche registrazione video e audio per provare poi con un montaggio video che lì c'è veramente qualcosa di vedibile, visibile o audibile. Ok? Bene, vi ho spiegato quali sono gli strumenti. Se avete qualche altra domanda, me la fate. Un saluto a tutti, un abbraccio da Stefano del GRB. Ciao a tutti!